Benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci ritroviamo qua per un altro video random, ma che mi è stato richiesto perché l'altro giorno ho fatto un post qua su YouTube. Non pensavo neanche che qualcuno lo vedesse, ma tanta gente mi aveva chiesto che video vorreste vedere sul mio canale, perché forse la gente si è un po' rotta il cacchio di tutti i miei video zero waste. Però mi hanno detto di fare un video sul matrimonio, siccome il matrimonio si sta avvicinando, se ho notizie, se non ho notizie, se ho aggiornamenti, se non ho aggiornamenti. Quindi ho deciso che vi farò questo video. Non credo che sarà molto lungo, perché comunque, se volete vedere tutti gli altri aggiornamenti sul matrimonio, ho fatto due video, ve li lascerò linkati qua. E appunto, oggi parleremo di alcuni aggiornamenti sul matrimonio. Ci sono alcuni belli, ma alcuni anche brutti. Quindi diciamo di iniziare con quelli brutti, proprio per toglierceli dalle palle. Allora, diciamo che in questi ultimi mesi è stata un po' dura per quanto riguarda il matrimonio. Non ci abbiamo neanche pensato tanto, perché io non l'avevo mai detto, non credo di averlo mai detto qua su YouTube, però la mamma di lui purtroppo gli hanno diagnosticato il cancro 2 anni fa, e quindi lei non sta molto bene ultimamente. Quindi diciamo che se all'inizio reagiva bene alle cure, alla chemio, purtroppo ultimamente non reagisce più, quindi hanno praticamente proprio smesso con le cure, quindi diciamo che lei non sta bene. Non pensiamo neanche che potrà essere al matrimonio, quindi non dico che potrebbe andare via, diciamo, prima del matrimonio, però diciamo che adesso lei quasi non si muove più da letto, non riesce a fare quasi niente da sola, quindi anche se ci fosse ancora, sicuramente il matrimonio non ci sarebbe, proprio perché sta veramente male. È una situazione un po' brutta, però allo stesso tempo è una cosa che sapevano da anni, sapevano quasi da 2 anni questa cosa, solo che appunto ultimamente è veramente proprio peggiorata. Quindi diciamo che il nostro mood verso il matrimonio è cambiato un po', almeno io sono stata molto preoccupata e ero anche sul punto di annullare il matrimonio, però parlando con la sua famiglia, parlando del fatto di come mi sento io, la sua famiglia ha detto non dovresti organizzare la tua vita secondo quel che potrebbe o non potrebbe succedere, quindi mi hanno detto di stare tranquilla, perché anche qua in Canada il loro atteggiamento verso questa cosa è un po' strano. Cioè, se fossi stata io proprio sarei molto, molto probabilmente sarei in depressione se fosse mia mamma, però loro la stanno prendendo troppo bene, mettiamola così, però allo stesso tempo mi sono sentita tranquilla, mettiamola così. Non volevo sembrare una stronza, diciamo, in questa cosa del dire sì, dai, sposiamoci lo stesso, anche se potrebbe succedere qualcosa di brutto. Ho parlato giustamente anche con lui, gli ho chiesto come se la vivrebbe se succedesse qualcosa di brutto poco prima del matrimonio, però sì, diciamo che è un discorso molto complicato e non sto facendo questa cosa per pietà o per robe così, è proprio per dire che forse il matrimonio avrà un altro mood ora di settembre, diciamo. Quindi chiudo il discorso qua, non voglio parlare di brutte cose su YouTube, perché anche il mio canale YouTube è un po' scappare dalla realtà che mi circonda, quindi non voglio parlare di cose brutte qua, però era giusto informare. Beh, se per caso il matrimonio una certa non verrà come me lo immagino, magari sarò delusa da tutto ciò che potrebbe succedere, ma è giusto dirlo, diciamo. E quindi lasciamo da parte questo discorso. Un'altra cosa è che purtroppo la mia migliore amica non potrà essere al mio matrimonio, ma questi non sono cazzi di nessuno, mettiamola così, nel senso che non è perché mi odia e non viene al mio matrimonio, questi sono altri discorsi. Quindi giustamente la cosa mi dispiace tantissimo, perché lei era una delle persone più importanti che io avrei voluto che ci fosse al mio matrimonio, ma allo stesso tempo capisco benissimo quello che succede anche nella sua vita, quindi se all'inizio magari l'ho presa male, dopo ho capito che non posso essere un egoista di merda e pensare che tutti debbano essere al mio matrimonio, soprattutto perché mi sposo in Canada, quindi non ho mai preteso da nessuno che fossero vicino a me quel giorno, solo che giustamente ti aspetti che le persone più importanti della tua vita ci siano, però doveva andare così. Quindi diciamo che queste due cose in questi ultimi mesi mi hanno un po' abbattuta, soprattutto in quest'ultimo mese, perché sono state notizie che ho avuto in quest'ultimo mese, mi hanno un po' abbattuta, mi hanno fatto molto passare la voglia del matrimonio, mi hanno fatto passare un po' dei brutti giorni in cui pensavo, ripensavo, però per poi capire che
parlandone con lui abbiamo capito che effettivamente il matrimonio è il nostro giorno e che se qualcuno non sarà vicino a noi non possiamo farci niente e che dobbiamo godercelo così come verrà, quindi è giusto che ci pensiamo anche in maniera bella, speriamo che tutto vada bene, speriamo che il matrimonio sia bello, che tutti si divertano e che appunto la gente che verrà comunque dall'Italia, dalla Bulgaria, dall'Australia si divertano e che ovviamente io sono molto felice che loro siano con me vicino a me quel giorno. E niente, quindi queste sono un po' le notizie che hanno un po' questa voglia del matrimonio, mentre all'inizio ero tipo sì che bello mi sposo, adesso è molto più un ok, però diciamo che cerco di viverla il meglio che posso, quindi aggiornamenti sul matrimonio. Allora, prima di tutto non so se l'avevo detto nell'altro video, ma abbiamo un DJ, alla fine abbiamo deciso di prendere un DJ, mentre all'inizio non volevamo, stavamo pensando di arrangiarci un po', abbiamo capito che effettivamente avere della musica fica ed avere una persona che si occupa di questa cosa sia meglio perché giustamente il giorno del matrimonio io non potrò controllare tutto, nonostante io sia una freak control, non potrò controllare tutto che vada bene, non posso controllare ogni minima cosa, quindi tanta gente mi ha detto dovresti veramente veramente affidarti a delle persone e avere fiducia in quelle persone per quel giorno, perché il tuo giorno ti devi concentrare solo sul fatto che è il tuo giorno, non ti devi preoccupare della musica, va bene, quello va bene, il cibo va bene. Quindi alla fine abbiamo deciso di prendere il DJ, abbiamo parlato già al telefono di tutte le cose che vorrei che facesse, dovevo mandargli la mia playlist eccetera eccetera, quindi sì, abbiamo un DJ. Tra un mesetto o due andrò a fare la prova del trucco e dei capelli, quindi andrò a vedere se mi piace quello che ho scelto, diciamo, per il matrimonio, quindi farò una prova perché ho detto è meglio se faccio una prova giusto per vedere se mi piace il trucco, se mi piacciono i capelli così come me li immagino, perché magari li faccio e poi dico oddio, sembrano deficiente, quindi sì, tra uno o due mesi dovrei andare a fare la prova e poi se appunto la prova mi piace il giorno del matrimonio sarà quella. Devo giusto andare a stringere un attimino il vestito, perché il mio vestito ha un corpetto ed è un pochino largo sul seno perché non c'ho tette, quindi devo andare a stringere un attimino, ma non è niente di che. Non ho ancora le scarpe, quindi sì, non ho ancora le scarpe e sì, non ho scarpe. Un'altra cosa è che abbiamo deciso i regali che daremo agli ospiti, devo un attimo semplicemente solo che di questa cosa ci occuperemo proprio poco prima del matrimonio, pochi giorni prima, perché dobbiamo tutto impacchettare, tante cose le faremo noi, tra le decorazioni per la sala sarà lui e alcuni nostri amici che andranno ad aiutarlo con l'organizzazione della sala. I regali per gli ospiti saremo noi, tutto a impacchettarli, a farli belli, eccetera, eccetera. Tutte le decorazioni le abbiamo comprate noi, tutte le cose per la tavola le abbiamo comprate noi. Quindi diciamo che tante cose le abbiamo fatte da soli, perché sì, diciamo che se vuoi anche rispettare un certo budget devi anche arrangiarti un attimino e capire quali sono le priorità. Le nostre priorità era che la sala fosse bella, che il cibo fosse buono, quindi abbiamo investito molto di più sulla sala e sul catering. Non so se l'avevo detto, sì, abbiamo un catering, abbiamo già deciso il menù. Semplicemente sto ancora aspettando, diciamo, conferma da alcune persone che verranno al matrimonio, se vengono o non vengono, per capire un attimo quante persone saremo, ma con i miei conti più o meno saremo 80, quindi non è male perché alla fine ne abbiamo invitati 100, quindi diciamo che sono pochi quelli che non vengono, mettiamola così. E niente, quindi sì, tante cose dobbiamo farle, ci sono tante cose che dobbiamo fare prima del matrimonio, proprio fare tutte le decorazioni per il tavolo, le cose per gli ospiti, i regali per gli ospiti, pensare un attimo come sistemare la sala, infatti ritorneremo alla sala quando farà un pochino più bello fuori, per capire se effettivamente ciò che abbiamo è abbastanza, se dobbiamo comprare altre robe, eccetera, eccetera. Dubito, perché io sono molto freak organization, quindi diciamo che ho già pensato a tante cose, però dubito che ci servano altre cose, ma giusto in caso dobbiamo comunque assicurarci che tutto vada bene alla sala. Quindi sì, questo per la sala. Abbiamo già tipo i best man, io ho le damigelle, una delle mie damigelle ha già trovato il vestito, che brava ragazza, organizzatissima, ha già trovato il vestito e non era facile perché purtroppo la scelta dei colori è stata data a lui e lo odio da morire perché ha scelto dei colori
che non volevo, ma non importa. Siccome tante cose le ho decise per questo matrimonio, volevo che decidesse qualcosa anche lui, ecco, sì. E niente, quindi alla fine quasi tutto è pronto, diciamo, mancano poche cose per questo matrimonio e diciamo che adesso stiamo solo pensando che tutto vada bene, che tutti si divertano, che ci sia un bel mood, diciamo, nonostante tutto. E ovviamente i miei genitori arriveranno 2 settimane prima del matrimonio, quindi avrò tempo per passare con loro, con la gatta e tutto quanto. Abbiamo la fotografa, quindi la fotografa è già pronta, semplicemente forse la incontrerò poco prima del matrimonio per dirle un po' cosa vorrei che fotografasse e cosa no. Sì, c'è una mia amica che filmerà, quindi non abbiamo un cameraman professionale, robe così. Ho chiesto solo a lei se riusciva a filmare un pochino, giusto per magari fare un video piccolino per YouTube, anche per farvi capire. Però ovviamente il giorno del matrimonio, cioè pochi giorni dopo il matrimonio, se avremo le foto, le metterò su Instagram assolutamente, quindi se volete vedermi, perché tanta gente non vede l'ora di vedere il mio vestito, io sono molto felice e vorrei sbattervelo in faccia, ma non posso, voglio resistere fino a settembre, farvelo vedere veramente il giorno del matrimonio. Quindi seguitemi su Instagram se volete vedere il mio vestito quel giorno. L'avevo già detto, ma abbiamo già le fedi, le avevo anche fatte vedere su Instagram le fedi, abbiamo il tema, insomma abbiamo tutto, quindi questo matrimonio è pronto, perché anche lui ha il suo smoking, anche lui non ha le scarpe, quindi vabbè, però per il resto quasi tutto è pronto, quindi in realtà non vedo l'ora che la gente comincia ad arrivare. I miei genitori sono i primi ad arrivare, poi ci sono altre mie amiche che arrivano a fine agosto, e poi c'è la gente che arriva un po' i primi di settembre. Poi sicuramente ci sarà la mia bachelorette party, quindi del quale io non so niente, giustamente, so solo che ci sarà. E niente, spero che non mi spacchino a merda prima del matrimonio e basta. E niente, quindi questi sono un po' gli aggiornamenti che avevo da dire. Non c'è molto da dire purtroppo, magari se volete altri video più particolari, magari quando faremo, non so, i regalini per gli ospiti o quando inizieremo a decorare qualcosina potrò fare un video, ma questo sarà veramente molto vicino al matrimonio, quindi vedrò se avrò tempo di fare questa cosa, perché ho l'impressione che arriverò ad agosto e dirò oh mio Dio, mio Dio, mio Dio, e avrò gli incubi tutti i giorni. C'ho già gli incubi, è un anno che ho gli incubi su questo matrimonio, tipo che arrivo senza trucco, tipo che arrivo e il mio vestito cade, insomma, che bello. Emozioni che auguro a tutti. Bene, quindi chiudiamo questo video. Se avete altre domande fatemelo sapere. Noi ci vediamo la prossima volta e ciao.